sono qui stasera per parlarvi dell'argomento telescopi solari, in particolare telescopi solari a calfa, che è un argomento particolarmente, diciamo, di moda perché dopo un lunghissimo periodo di quiescenza del Sole, il Sole sta veramente dando spettacolo. E se ne accorge chiunque osservi anche in luce bianca dentro un telescopio opportunamente filtrato. In particolare, se le osservazioni vengono fatte in H alfa, si notano abbastanza frequentemente in questo periodo. A me è capitato ogni volta che ho messo l'occhio in un telescopio solare nelle ultime settimane, capita, dicevo, molto spesso di vedere, a parte molte protuberanze, molti filamenti, anche fenomeni che nel passato erano abbastanza, diciamo, considerati rari, ovvero i brillamenti solari, naturalmente nella cromosfera. E c'è anche qualche osservatore solare che mi riferisce che si vedono anche dei brillamenti, dei flare anche in luce bianca. Quindi, argomento molto attuale e particolarmente interessante da vedere, vi assicuro che è uno spettacolo straordinario. Detto questo, io volevo sfruttare questo spazio per spiegare, soprattutto a chi magari ha intenzione di iniziare questa branca interessante dell'astronomia, che è l'astronomia solare, quali sono i criteri per cui si deve scegliere un tipo o un altro di strumento. Scusate, ma devo assolutamente stoppare il telefono perché sono comunque, stavo dicendo che il telescopio solare, in particolare dedicato alle osservazioni in H-alfa, è un telescopio molto particolare. Però naturalmente cerchiamo di capire perché. In sostanza, se uno vuole osservare il Sole in luce bianca, non fa altro che attenuare la luce attraverso un filtro, in sostanza che attenua tutte le lunghezze d'onda visibili, con di solito una metallizzazione di una finestra ottica che si pone davanti all'obiettivo. Poi, vabbè, esiste anche il caso dei prismi di Herschel che invece prevedono che il telescopio, e stiamo parlando di un rifrattore, in sostanza la luce solare entra nel telescopio e la filtrazione avviene a posteriori, non c'è pericolo di riscaldamento in un rifrattore, in quanto un rifrattore per antonomasia ha le lenti trasparenti, per cui non, inoltre è rivolto verso il sole, quindi non si scalda di sicuro. Il prisma di Herschel garantisce risultati particolarmente interessanti, nel senso con una eccellente trasmissione del contrasto. Per quel che riguarda invece l'H-alfa, molti sono convinti, parlo dei neofiti o chi non si è interessato dell'argomento, che basti comprare un filtro H-alfa e vede sul mercato i filtri H-alfa che invece servono a tutt'altro, che sono principalmente quelli per le riprese di nebulose e che hanno una banda passante che, pur essendo considerata stretta rispetto a quello che serve per l'osservazione solare in H-alfa, cioè ovvero della cromosfera solare. Invece, insomma, parliamo cioè, diversi ordini di grandezza più ampio di quello che serve. E in effetti l'osservazione del Sole in H-alfa va fatta con una banda passante strettissima. L'ordine di grandezza deve essere al massimo di un angstrom e mezzo, ma se si vogliono osservare i dettagli veramente bene, di fatto serve una banda passante di meno di un angstrom. Come si fa a ottenere un passaggio così stretto, cioè proprio un restringimento così forte e così preciso della banda passante, cioè ovvero della luce solare, senza il quale non riusciamo a vedere
questi dettagli della cromosfera, che per inteso sono appunto, come dice la parola, alla lunghezza d'onda H alfa, che corrisponde a 656,3 nanometri. Bene, un sistema che serve per filtrare il sole, la luce solare in una maniera così stretta, così precisa, è un sistema complesso e si compone principalmente di tre elementi ottici. Il primo è in pratica un filtro rosso particolare che viene chiamato filtro di reiezione dell'energia, Cool EERF, che in sostanza fa passare solo la luce rossa. E tra l'altro, aspetto molto importante, rigetta le radiazioni infrarosse, che naturalmente sarebbero, diciamo, dannose sotto il profilo del calore. Poi successivamente, dopo il Cool Earth, c'è un elemento che è proprio il cuore di un filtro solare e viene chiamato elemento di Fabry-Perot, che viene, diciamo, abbreviato in Etalon. Questo Etalon è in pratica un cilindro che ha due lamine di vetro con trattamenti particolari e che in cui si realizza un fenomeno di interferenza ottica. In pratica, la distanza tra i due elementi, le due lamine di vetro, che devono essere di una precisione elevatissima, stanno a una distanza particolare tra di loro, calcolata con tolleranze ottiche. Pensate che la tolleranza è un centesimo della lunghezza d'onda dell'H alfa, quindi una cosa veramente stretta, e questa precisa distanza fa passare solo la lunghezza d'onda desiderata, naturalmente calcolata dall'ottico. Naturalmente, essendo critica la distanza tra queste due lamine, è molto importante che sia l'aria che sta dentro in questo cilindro che lo stesso, le stesse lamine di vetro siano mantenute a una certa temperatura molto precisa, oppure che il sistema sia progettato per compensare le variazioni di temperatura dell'esterno in assenza di termostati, in modo tale che comunque la lunghezza d'onda venga conservata, oppure che sia possibile compensarla. E comunque, quindi, siamo arrivati al secondo elemento, ma non è finita, perché al di là del Cool Earth, al di là dell'Etalon, a valle passano solo, oltre naturalmente alla lunghezza d'onda che ci interessa, di 656,3 nanometri, anche le armoniche. In sostanza, una famiglia di curve che stanno a destra e a sinistra della lunghezza d'onda che ci interessa, che noi dobbiamo tagliare, perché se non le tagliassimo, noi vedremmo un'immagine in sostanza priva di dettaglio e priva di contrasto per la presenza di luce diffusa. Questo ultimo stadio di taglio delle armoniche viene eseguito da un terzo filtro che si chiama filtro di bloccaggio, OBF, blocking filter, che deve avere un diametro che è in sostanza proporzionale alla lunghezza focale del telescopio, perché l'immagine del Sole, è facile fare il conto, ha un diametro di circa 9 mm ogni 1000 mm di focale del telescopio solare. Quindi, in sostanza, se io ho ad esempio un telescopio che ha 1 metro di focale, so che io dovrò mettere un blocking filter, se voglio vedere l'intero disco solare, di almeno 10 mm, quindi 9 più un pochino. Altrimenti ne vedo solo una fetta e questo mi determina un campo troppo stretto e poi vabbè anche altri effetti di cui parlerò più tardi. Detto questo, ci sono varie filosofie costruttive per quel che riguarda soprattutto la parte, il cuore del sistema, che è il famoso Etalon, cioè l'elemento di Fabry-Perot, che è proprio il cuore. In sostanza, i costruttori si dividono in due, diciamo, partiti.
I costruttori principalmente nel mondo sono quattro e sono storicamente la Daystar, seguita dalla Coronado, che adesso è stata da qualche anno acquisita dalla MID, successivamente è comparsa la Solar Spectrum, che utilizza la filosofia tipo Daystar, e infine, ultima arrivata, la Lunt o Lunt, dipende da come viene pronunciata, che in sostanza David Lunt, che io ho conosciuto personalmente, è stato il fondatore e il progettista della Coronado, e poi successivamente lui purtroppo è mancato, ma i figli hanno proseguito l'attività staccandosi dalla Coronado e dando origine alla Lunt, che o Lunt, che sta producendo buoni strumenti. Comunque, in sostanza, dicevo che l'approccio della Daystar, che è stata la prima a costruire, che c'è ancora sul mercato con ottimi prodotti, è quella di fare un filtro QLRF grande che si monta davanti all'obiettivo del telescopio per sfruttare bene la risoluzione e l'apertura. Successivamente mette l'Etalon dietro, quindi in sostanza dietro il focheggiatore, e poi successivamente naturalmente mette il blocking filter, e l'Etalon viene termostatato. Quindi esiste proprio un termostato che, mantenendo costante la temperatura dell'aria all'interno dell'elemento di Fabry-Perot, garantisce il rispetto della distanza dei due elementi ottici, e di conseguenza mantiene con precisione, indipendentemente dalla temperatura esterna, quello che è proprio la precisione della banda. La stessa filosofia è seguita da Solar Spectrum, che è un produttore sempre californiano di eccellente livello, diciamo più o meno del livello di Daystar, però in sostanza meno conosciuto, ma anche perché fa cose di livello un pochettino forse al di fuori dal mondo astrofilo. Mentre invece poi arriviamo a Coronado. Coronado ha cambiato la filosofia e ha messo il QLRF, che è incorporato nell'Etalon, davanti all'obiettivo. Questo naturalmente ne limita il diametro, nel senso che non è che puoi fare un Etalon gigantesco, non puoi, cioè puoi, ma sarebbero costi allucinanti fare un Etalon di diametro paragonabile ad esempio a un rifrattore da 150 mm o anche di più. Inoltre è un sistema molto pesante che va montato davanti al sistema, davanti al telescopio. Infine, in fondo c'è il blocking filter. In generale questi sono sistemi molto pratici. Cioè il Coronado, naturalmente come filtri hanno avuto un discreto successo soprattutto all'inizio, e poi successivamente è diventato più di moda invece quello che è sempre fatto da Coronado, e poi successivamente diciamo imitato, più che altro, più che imitato, si sono imitati da soli, perché Coronado è stato fondato da David Lunt, è stato quello di fare in sostanza il telescopio solare. Quindi telescopi, non filtri che si applicano a telescopi preesistenti, ma veri e propri telescopi solari, che hanno una serie di vantaggi, principalmente per l'utilizzo, se vogliamo, didattico, cioè per l'utilizzo per le scuole, divulgativo, perché insomma in sostanza sono letteralmente chiavi in mano. Cioè, il telescopio non ha parti che si smontano, salvo il prismino finale, e in sostanza quindi non c'è possibilità di manipolazione, non ci sono problemi di sicurezza. È un sistema che lo metti al sole e direttamente funziona. In sostanza, quindi, viene fatto da Coronado, che tra l'altro ha lanciato telescopio solare più economico della storia, almeno per l'epoca, che era il PST, un piccolo 40 mm con banda passante da un angstrom, che tutto sommato permette di vedere molto bene le protuberanze solari, anche se a basso ingrandimento. E poi diciamo c'è stato la risposta commerciale da parte di Lunt, che ha fatto il Lunt 35,
che in sostanza dà immagini paragonabili, anzi forse anche meglio, e in sostanza con prezzi sempre decisamente al di sotto dei 1000 euro, che per una tecnologia così complessa e per un settore in cui si producono così pochi pezzi sono prezzi molto interessanti. Stavo dicendo, insomma, in sostanza, quando uno deve fare una scelta di questo genere, che cosa deve scegliere? Allora, meglio un filtro termostatato o non termostatato, chiamato anche spaziato in solido? Meglio un filtro applicato a un rifrattore preesistente o meglio un telescopio solare? Ci sono vantaggi e svantaggi di tutte queste tecnologie. In linea di massima, il rifrattore a cui si applica il filtro naturalmente ha il vantaggio potenziale di avere la possibilità di sfruttare un'apertura più grande, specie se il filtro è di tipo Daystar Solar Spectrum, in cui praticamente puoi mettere davanti all'obiettivo, sfruttarlo tutto, quindi e montare davanti all'obiettivo, come dicevo, il filtro Cool Earth di grande diametro, quindi grande risoluzione, e in più la possibilità di forzare molto di più gli ingrandimenti, anche perché il diametro dell'Etalon, essendo al fuoco, può essere più piccolo, quindi di conseguenza l'Etalon, che è un elemento in cui la qualità ottica deve essere eccelsa, ovviamente su grandi diametri, grandi costi, su piccoli diametri, costi molto più accettabili. Insomma, in sostanza, chi vuole applicarlo a un rifrattore di proprio, soprattutto di quelli di alta qualità, più per la possibilità di sfruttare ingrandimenti più grandi e magari per avere la possibilità di avere un solo telescopio che fa tutto, poi il sole, un po' in luce bianca, in luce H-alfa e magari di notte fare anche osservazioni visuali e poi magari anche immagini del profondo cielo, cioè un po' di tutto. Allora a questo punto è chiaro che la soluzione del rifrattore è più flessibile. Indubbiamente ci sono anche però degli svantaggi. Uno degli svantaggi più importanti è che i rifrattori, con rara eccezione, sono meno corretti di un telescopio solare nel rosso. Ovviamente un telescopio solare che funziona solo per quello viene progettato per avere la correzione, un contrasto eccellente nel rosso, cioè proprio nel punto che interessa, anche perché alla fine questi filtri in pratica funzionano in modo monocromatico, essendo centrati su una lunghezza sola, che è quella del rosso della calfa. Quindi, insomma, in sostanza un rifrattore, salvo rari casi, ha uno sferocromatismo normale. Un rifrattore ha uno sferocromatismo, quindi una sferica nel rosso più accentuata. E per cui, insomma, in pratica si vede meno bene, almeno in teoria. Naturalmente poi i vantaggi del telescopio solare in quanto tale è, come dicevo prima, che non fa correre rischi all'eventuale professore con le scuole, piuttosto che al divulgatore, perché non ci sono parti mobili, meglio corretto per il rosso e pronto per l'uso immediatamente, piuttosto compatto, tra l'altro dà delle buone immagini. Naturalmente però, visto le dimensioni in genere, poi ci sono anche delle eccezioni, decisamente più piccole, non sarà possibile, ad esempio, fare fotografia a grande campo, non sarà possibile, salvo rari casi, ingrandire più di 60-70 ingrandimenti, insomma ci sono delle limitazioni. Vabbè, insomma, in sostanza questo è il quadro generale. Poi, vabbè, parliamo anche di un altro argomento. Ovviamente, a un certo punto, chi va a comprare questi strumenti dice: vabbè, io vedo che c'è la possibilità di scegliere tra banda 1 angstrom, banda 0,8, banda 0,7, 0,5, 0,4, 0,3, e più stringe la banda, più il costo sale in modo esponenziale. Beh, sale perché naturalmente diventa sempre più critico, i filtri sono sempre più costosi e man mano che ci si avvicina allo 0,3, allo 0,2 angstrom di passaggio, chiaramente diventa straordinariamente difficile raggiungere la stabilità della banda, raggiungere e stringere via via di più.
Questo, tra l'altro, viene reso possibile di fatto solo con i filtri di tipo Daystar Solar Spectrum, in cui l'apertura del telescopio è più grande, per cui passa più luce, perché più stringi la banda, più l'immagine diventa scura. Però, che cosa si vede di più stringendo la banda? Beh, vi assicuro che un'osservazione, e l'ho fatta, dentro un rifrattore apocromatico da 15 centimetri, con un filtro da 0,3 angstrom è assolutamente straordinario. È un qualche cosa che in pratica ti permette di vedere un'immagine veramente tridimensionale delle protuberanze che fuoriescono, anche quelle sul disco, fuoriescono e vengono verso di te. Tra l'altro consiglio a chi fa questo tipo di scelta di acquistare anche un sistema che ti permette di usare una torretta binoculare, perché visto in binoculare è una cosa che chiama le immagini astronomiche, sembra di essere veramente sulla sonda Soho o anche meglio, perché l'effetto non è piatto, ma è proprio un effetto veramente tridimensionale. Sembra di guardare una superficie fiammeggiante come nei film di fantascienza. Quindi direi assolutamente consigliabile per chi naturalmente se lo può permettere, perché un sistema di questo genere, cioè per intenderci uno di questi filtri a tecnologia con banda strettissima, un QLRF di grande diametro, eccetera, eccetera, può costare decine di migliaia di euro. Quindi non è uno scherzo. In compenso può ingrandire tanto perché appunto, c'è tanta luce, c'è tanta risoluzione, tanto ingrandimento. Vabbè, poi parliamo di un'altra possibile scelta che ti mettono davanti questi costruttori. Siamo sempre qui a cercare di capire. Ben inteso, io non è che sia proprio uno che ha analizzato fisicamente ogni minimo dettaglio, però insomma vi do un'infarinatura. Alcuni dicono, ah, dunque, spostarsi lungo la banda per compensare l'effetto Doppler, per vedere meglio le protuberanze al bordo rispetto a quello che vedi sul disco, per aumentare il contrasto qui piuttosto che là, puoi fare varie cose. Allora, puoi inclinare l'Etalon, si chiama tilt, è in pratica un meccanismo meccanico banale che poi alla fine, inclinando l'Etalon, ti fa aumentare o diminuire quello che è lo spessore attraverso cui la luce passa e di conseguenza ti permette di andare a spasso lungo la banda, potendo quindi esplorare delle zone più o meno interne della cromosfera e compensare l'effetto Doppler. Vabbè, questa è una delle possibilità. Poi c'è il pressure tuning inventato recentemente dalla LUNT, o LANT, che è un'idea abbastanza intelligente, che praticamente è una banale valvola idraulica. Con una superficie piuttosto, cioè scusate, un volume piuttosto grande, attraverso una manopola uno si avvita, aumenta la pressione dell'aria all'interno dell'etalon e di conseguenza aumenta la densità, aumenta l'indice di rifrazione e pertanto ti permette di modulare la banda, esattamente come una, in qualche modo, una radio, no? C'è chi dice che non funziona, diciamo, credo sulla parola, nel senso che alla LANT ci sono fior di ingegneri e fisici che progettano queste cose, suppongo che funzioni. Non ho ancora provato in compenso, ho provato solo il sistema del tilt. In sostanza, l'effetto è molto evidente. Quando voi tiltate, vedete chiaramente che aumenta il contrasto o diminuisce il contrasto sul disco. Aumentano o diminuiscono la visibilità delle protuberanze. Adesso parliamo di un'altra cosa, sempre stiamo parlando di possibilità di scelta, del perché si sceglie una cosa rispetto all'altra. In pratica parliamo del blocking filter. Allora, uno va a comprare, decide di comprare un sistema, un telescopio solare piuttosto che un telescopio. Come si dice, di applicare un telescopio, un filtro solare HA alfa applicato e deve scegliere quello che è il diametro del blocking filter. Vi dicevo prima che il blocking filter deve avere un diametro
che deve essere almeno un pochino maggiore del diametro del disco solare, in ragione del fatto che 1 metro di focale di telescopio genera 9 mm di disco solare, di immagine sul piano focale. Quindi, in sostanza, uno vabbè, dice d'accordo, ho il mio telescopio che ha 1200 di focale, per cui prendo un blocking filter da 12 mm, abbastanza comodo, o da 15 mm a seconda delle marche. No, va bene, il ragionamento è giusto. Poi però, quando osserva, scopre che esiste un effetto, chiamiamolo inaspettato, un po' sgradevole, cioè il fatto che quando uno osserva l'immagine solare, scopre che in certe posizioni, se uno mette ad esempio il bordo solare con una certa protuberanza in basso, faccio un esempio così, è assolutamente a caso, vede la protuberanza molto bene contrastata, ma basta che lo solleva, cioè porta l'immagine di quella protuberanza, la porta un pochettino in alto nell'oculare e la protuberanza sparisce. E dice, è sparita, se n'è andata, no, poi riporta nella posizione giusta e lo vede. E la vede di nuovo. Perché? Questa cosa, vabbè, dipende dalla qualità del filtro, del blocking filter, che è una cosa molto molto difficile da costruire. Forse l'elemento ancora più difficile da costruire rispetto all'Etaon. La zona di massima di visibilità, massimo contrasto di un filtro blocking si chiama sweet spot, cioè macchia buona, zona buona, insomma. E ovviamente quindi il ragionamento principale che uno deve affrontare è avrò lo sweet spot abbastanza grande se voglio fare soprattutto delle fotografie? Vabbè, purtroppo l'unico ragionamento da fare è di prendere il blocking filter più grande possibile. Perché più grande è e più sarà di fatto estesa l'area buona, insomma la zona in cui il contrasto è elevato. Sembra molto semplicistico, ma poi alla fine io sono un uomo pratico, le cose le interpreto in questo modo. Questo consiglio è un consiglio che si paga, si paga caro perché il blocking filter di diametri grandi costa veramente delle cifre notevoli, può addirittura raddoppiare il costo dell'attrezzatura, come ad esempio nel caso del blocking filter da 30 mm, cose di questo genere. Naturalmente il tutto va anche commisurato a quello che è a quelle che sono le dimensioni del sensore della camera di ripresa, posto che uno voglia fare riprese. È ovvio che se uno vuole applicare una piccola camerina con un sensorino da qualche millimetro, sì, indubbiamente lo sweet spot gli farà vedere in certe zone un alto contrasto dei dettagli e nelle zone diverse no. Però ricordiamoci che viene sempre in soccorso, soprattutto se uno utilizza la tecnologia del filmato, cioè la telecamera, invece della camera CCD che fa le singole immagini, il fatto che se uno accumula filmati, centinaia, migliaia di fotogrammi, e visto che con il sole non c'è problema, insomma, tutto sommato i dettagli sì, sono rapidi, però non sono così rapidi. Uno può fare tranquillamente una ripresa di qualche minuto e di solito il dettaglio rimane sempre nella stessa posizione, anche se nel caso della cromosfera, in certi casi con i brillamenti si può avere un fenomeno che ha una vita di qualche minuto, di 5 minuti. Dicevo, con il filmato, anche se in certe zone il contrasto è nettamente più basso, perché si trova al di fuori dello sweet spot, tutto sommato, facendo un po' di movimenti con il motorario, si ha modo di catturare tutti i dettagli e poi dopodiché con i software di stacking, cioè come Registax, come Iris, cioè, e tanti altri, si ha la possibilità di recuperare i dettagli che uno desidera. Ciononostante, mentre l'occhio riesce a compensare molto bene le forti differenze di luminosità e di contrasto che ci sono osservando l'immagine solare, per cui uno quando guarda il sole in H-alfa ben definito in una giornata bella, piena di protuberanze, piena di filamenti, uno vede tutto con l'occhio, la telecamera no. Cioè, in realtà la telecamera vede di più, ma non ha sufficiente dinamica per riuscire a compensare l'uno con l'altro. Allora, a questo punto,
ci viene in soccorso, siamo sempre lì, l'elettronica, utilizzando la tecnica HDR, cioè ad alto range dinamico, che ci permette di fatto di riprendere delle immagini o dei filmati con una risoluzione, scusate, non con una risoluzione, con un tempo di esposizione più basso, per vedere i dettagli più luminosi, e poi con un tempo di risoluzione più alto per vedere i dettagli più deboli, e poi dopodiché, con delle tecniche di sovrapposizione, c'è la possibilità di fatto di mettere sulla stessa immagine l'una e le altre cose. Naturalmente la velocità della telecamera è importante, come pure è estremamente importante che la telecamera sia dotata di un bitrate, quindi in sostanza di una precisione analogico-digitale molto elevata. Quindi, per fortuna, recentemente sono entrate sul mercato un certo numero di telecamere di alto livello, a costi, sì, non bassi, ma tutto sommato accessibili, che sono ad esempio le Point Grey, Chameleon, eccetera, o recentemente le Basler, che hanno affiancato le notissime Lumenera proporre delle camere che hanno elevati bitrate, interfaccia ad alta velocità che supera la USB, decisamente supera la USB, come ad esempio l'interfaccia Gigabyte Ethernet o GIGE, brutto nome, ma così è. E soprattutto con precisioni analogico-digitali tipiche di 12 bit, in qualche caso anche di 16 bit, il che è assolutamente fondamentale per le riprese solari, perché lì c'è una grande dinamica. Anche se osserviamo di fatto attraverso un monocromatore, quindi immagini monocromatiche di fatto, però c'è tanto, tanto, tanto dettaglio, tante sfumature, e una grande differenza di luminosità, e avere una camera di questo genere diventa assolutamente cruciale. Naturalmente, se uno vuole registrare l'intero disco solare, o usa un telescopio solare di corta focale, oppure utilizza una camera con un grande sensore. Quindi, alcuni fanno riprese con delle reflex, oppure con delle telecamere, chiamiamole così, delle camere CCD dotate di sensori paragonabili alle dimensioni di quello dei sensori del reflex. Detto questo, un dettaglio importante: se il vostro scopo è fare imaging, non prendete i telescopi solari o i filtri solari con l'Etalon, scusate, con l'Etalon, con il blocking filter montato in un diagonale, perché un diagonale da 31,8 non regge molto bene una reflex o una bella camerona CCD. E naturalmente è possibile acquistare presso questi costruttori dei blocking filter montati in un sistema diritto, che naturalmente è più idoneo per la ripresa piuttosto che per le osservazioni visuali. Ma se volete prendere tutte e due, dovrete affrontare la spesa di entrambi i blocking filter, quelli col diagonale e quello senza. Detto questo, so di essere stato relativamente breve, 33 minuti, 34 minuti di conversazione. Spero di avere, diciamo, esaurito l'argomento in maniera ragionevolmente chiara. Aggiungo una cosa importante che non ho detto, ma che ritengo fondamentale. Allora, i filtri solari a calfa o funzionano o non funzionano affatto. Non esiste un filtro solare HA-alfa che funzionicchia, cioè che, insomma, vedo bene ma non benissimo. In pratica hanno letteralmente lo stato funziona o non funziona. Quando funziona vi dà delle immagini entusiasmanti. Quando non funziona vedete una palla rossa e basta, senza dettaglio. E naturalmente può capitare, ma sono casi particolari, in cui il telescopio magari è stato, e una volta mi è successo, in una cantina per lungo tempo, ben inteso chiuso nella sua cassa, eccetera, lo porto fuori al sole e non vedevo altro che una palla rossa, e naturalmente si trattava di un Coronado da 90, costava un mucchio di soldi. Non vedevo niente, vedevo solo questa palla rossa, perché non avevo dato il tempo al filtro di andare in temperatura, per cui l'Etalon era alla distanza sbagliata, si stava
era in zona di diciamo transitorio termico, e di conseguenza non era nelle condizioni per funzionare. Poi, dandogli tempo, ha funzionato benissimo. Quindi questo non era un'eccezione, era la regola. Era esattamente quello che doveva fare un filtro Etalon. Ultimissima cosa, qualunque marca prendiate, sono, visto la premessa, cioè che i filtri o funzionano o non funzionano, qualunque marca prendiate, sappiate che prendete delle marche, cioè dei prodotti di classe A, cioè cose di altissimo livello. Non esiste il telescopio solare H-alfa, tra virgolette, low cost, non esiste, nel senso che uno pensa sempre low cost, bassa qualità, vedrò male, no, o vedete bene o non vedete, ed è una tecnologia così complessa che comunque il telescopio solare deve costare, anche il filtro solare. Sì, certo, adesso alcuni produttori hanno abbassato i prezzi, però insomma in sostanza sappiate che sono tutte case molto serie. E per cui buone osservazioni solari a tutti.